sono sotto la linea foliare. Sotto la linea foliare sviluppo, sotto la linea foliare paraccade. Voi dovete andare a cercare delle paraccopole, però io dico sono nascoste ai casti occhi dei turisti che non devono vedere certe cose. Notate, questa è la realtà dei poveri a Nairobi. Una di queste paraccopoli si chiama Corogoccio. Corogoccio vuol dire confusione, paradossi. È una collina a schiena d'asino, un chilometro quadrato, su cui sono accatastate 100.000 persone. Quando voi pensate a 100.000 persone, pensate subito, chissà che palazzi, no? Le baracche sono alte massimo 4 metri di altezza. Di solito sono 3-4, dove ci sta una famiglia normale. Dovete provare a pensare di mettere 100.000 persone in un chilometro quadrato. Avete baracche, una sopra l'altra, con questi piccoli sentierini che ci passano in mezzo. 100.000 persone accatastate insieme. Non ci sono servizi da parte della municipalità. L'unico servizio è che la municipalità provvede è quello dell'acqua potabile, non delle baracche, ma delle coppole. Poi la gente chiede di rivenderla e non avete l'idea di quello che costa. Tant'è, ho capito qui, anch'io devo comprarmi con la mia tannica l'acqua, ho cominciato a capire tutto il dramma dell'acqua. I poveri, per esempio, a Nairobi pagano l'acqua più dei ricchi, che a 4 km di distanza usano l'acqua a riempire le piscine delle loro ville dove vanno a nuotare. I poveri, per bere l'acqua e per lavarsi, pagano più d'acqua che non i ricchi a 4 km di distanza. Una cosa così essenziale per noi come umano, provate a pensare, si è testata la parola bagno, parliamo pure di cessi, a Corogoccio c'è un cesso ogni 30-40 famiglie. Una baraccopoli vicino a Corogoccio è la baraccopoli di Uruma, censimento ufficiale fatto dal governo, è risultato esserci un cesso ogni 1.000 persone. Da qui cominciando allora a capire il degrado ambientale. Capite che quello che respirate non è polvere, ma è qualcosa d'altro. Tanto il ciclo di polvere è polvere, poi piove che diventa fango, viaggiate fino alle ginocchia del fango, poi si secca e diventa polvere. Questo è il grande ciclo della povertà dei poveri del sud del mondo. Tanto un degrado che diventa poi degrado economico, vabbè, ma umano, morale, sanitario. Per esempio, un altissimo numero da noi di malati di AIDS. Con l'approccio molto recente abbiamo un 70% di sieropositività. E infine, violenza. Noi siamo nelle mani di gruppi di ragazzini e ragazzine con pistole, spranghe di ferro, coltelli. Possono attaccare l'angolo per pochi centesimi che hai in tasca. Ti possono arrivare di notte, ti tirano via un po' se hai il zinco, ti tirano via il zinco dal tetto della baracca, entrano, si ti muovi, sparano e ti lasciano entrare. Voi direte ma cosa portano via tutto? Se avete una coperta, un lenzuolo, un piatto, tutto è riempito, tutto è riciclato. È davvero, capite molto bene, da qui che cosa significa vivere questo ciclo della violenza. Chiaramente chi ci rivende di più sono le donne, bisogna vivere con la faccia per capire poi quello che questo significa vivere in questa situazione. Ho chiesto di vivere con la faccia, sono arrivato nel 98, come ho detto con la faccia, mi hanno scontrato in Italia con i potenti di lavoro, Andreotti, Craxi, Spadolini, per tutta una serie di denunce, hanno fatto pressione sul Vaticano, come ha chiesto il Vescovo, che me ne andassero, era un prezzo che doveva andare, a vivere davvero con la gente,
per capire che cosa significa vivere in queste situazioni. Sono arrivato nell'88, ci sono voluti 2 anni per avviare il paracolpo e ancora faccio opposizione da tutte le parti. Cioè era inconcepibile che un prete, un missionario, un bianco potesse vivere in tale situazione. Io dicevo, ma capo, ma se ci vivono 100.000 persone, perché non ci può vivere un prete? 2 anni di lotta, alla fine ho giocato io e il 14 gennaio 1990 ho preso lo zaino e sono sceso, ho abbandonato la bellissima collina dove vivevo, sono sceso a Coronaccio, io la chiamo la mia discesa all'India, ad accogliere iniziare il parroco di Canibati, qui a partire dalla Baraccopoli di Coronaccio. E pochi cristiani sono stati, 30-40 cristiani, abbiamo celebrato una messa, il parroco ha detto queste parole: Alex, chiede di vivere con voi, lo accogliete. Loro hanno detto, carino, benvenuto, mi ricordo i suoi figli. Io ho detto loro, guardate, oggi stavo imparando i suoi figli, stentatamente ho cercato di farmi capire. Ho detto loro, guardate, ho scelto di venire da voi oggi che è la festa del battesimo di Gesù. Gesù era un giovanotto a Nazareth, quando ha sentito una voce di un grande profeta del suo tempo. Giovanni ne è rimasto scioccato, lascia con i nuovi della Galilea a Nazareth, discende al Giordano, ascolta bene questo profeta, poi decide con la sua gente di entrare nel Giordano e di farsi battezzare da Giovanni, assumendo la sofferenza della sua gente. E ho detto alla gente di Dio, con le poche persone che c'erano, sono venuto oggi perché ho bisogno del vostro battesimo. Sono guardati su questo pazzo. Se non è un prete, non è già stato battezzato, io avevo bisogno di essere battezzato dai poveri. Loro non hanno capito, c'è proprio un po' di tempo, ma non capito benissimo. Ho preso anche una baracca, come hanno tutti, un po' di robe per farmi da mangiare, una pentola, un po' di letto che hanno tutti per farsi da mangiare, e cominciato a vivere con loro. Non avevo mai fatto da mangiare in mia mai, neanche un caffè sapevo dare. Ho imparato dalla gente, quindi imparavo a parlare, imparavo a cucinare quello che c'era, quello che trovavo per strada. Con pochissimo si può vivere. Siamo nel 1990, i primi mesi ho fatto un po' di calcoli, usavamo ancora le vecchie lire italiane, con 30-40 mila lire vecchie lire italiane, quindi un 20 euro, vivevo un mese. Così vivono i poveri. È chiaro che quello che senti cambia tutto. Prima cosa perdi subito, io ho perso subito 20 kg. Sono i 20 kg di più che noi occidentali abbiamo. Ma soprattutto il problema è psicologico. Io sono saltato per anni, letteralmente c'erano dei momenti di assedio in cui l'unica cosa che volevo fare era sbattere la testa contro i muri della baracca, dire tutto è assurdo. E ragazzi, guardate che questo mondo